Oggi possiamo iniziare anche a inaugurare una nuova serie di video nuovi dal titolo Quella volta che. Quella volta che finì a Bratislava. Quella volta che potrebbe essere una nuova serie dopo vivere con 500, con 400. Potrebbe essere un nuovo filone di racconti. Dopo ditemi se vi piace questo tipo di video Quella volta che di racconti lambrenedettiani. Quella volta che finì a Bratislava. Per caso, per errore, non lo so. No, per errore no. Allora, poi vi racconto qualcosa. Qualche aneddoto ve lo racconto ancora. Quella volta che finì a Bratislava, come finì a Bratislava? Finì a Bratislava perché ho detto, vabbè, Bratislava. Mi manca Bratislava. Che c'è a Bratislava? Sono stato lì, là, lù, su, giù, qui, là, su, là. Ho detto, vabbè, Bratislava. Quella volta che finì a Bratislava è cominciato così. È cominciato che praticamente io andavo al bar, magari al venerdì sera andavo lì, mi trovavo con un amico, bevevamo un caffettino, una partitina flipper, due balle, venerdì e poi vabbè. Era di moda allora, da parte degli autoctoni del mio paese che non si muovevano mai, fare la mattata. Gente che andava, che ne so, a Venezia, portava lo scontrino che sono andato a Venezia, abbiamo preso il caffè lì in piazza San Marco, siamo andati a Bologna all'autogrill, qua il caffè. Sabato siamo andati all'autogrill a Bologna, abbiamo preso, che ne so, il caffè, siamo tornati. Allora io ero lì un venerdì sera annoiato, freddo, mi ricordo, fra una zingarata e l'altra, una sinfonia e l'altra, stavo lì, ma non è che io frequentavo tanto perché ero sempre in giro. Trovo questo mio amico che con lui siamo andati a fare tante sinfonie. Una volta abbiamo fatto un'estate, feci forse 12-13 mila chilometri in giro con questo qua. Prima siamo andati di qui, siamo arrivati, abbiamo preso il traghetto, siamo andati in Finlandia, siamo tornati, siamo andati di là, siamo andati in Bulgaria, siamo andati in Turchia. Vabbè, quella volta io era lì, però lui era uno, aveva questo, sempre questo vizio, questo mio amico, che purtroppo l'ho perso d'occhio, perché poi so che si era sposato con una ragazza bielorussa, era andata a vivere in Germania, questo mio amico siciliano era, che se lo trovo scrivimi, se ogni tanto magari vedi il mio video, perché l'ho perso di contatto, abbiamo fatto tante sinfonie e poi ho perso il suo contatto purtroppo. So che era andato a finire a vivere in Germania. Poi avevo perso il cellulare, avevo perso tutti i numeri, non sono più riuscito a contattarlo, vabbè. Comunque con lui abbiamo fatto un po' di sinfonie. Allora gli ho detto, facciamo una cosa, ma non era stata programmata, era venerdì sera alle 10, solita sera annoiata. Gli ho detto, facciamo una roba, andiamo a Bratislava, prendiamo qualcosa e poi torniamo. Andiamo lì sabato. Erano le 10 di sera. Mi ha detto, ma sei matto? Mi ha detto, cioè, alle 10 di sera dove vuoi andare? Mi ha detto, ma... Però lui era anche uno abbastanza come me, ci aveva voglia comunque di girare così. E allora erano le 10 e mezza, mi ricordo. Ma cosa facciamo? Mi ha detto, dai, vado a casa. Lui c'aveva un macchinone scassato, non mi ricordo più cos'era. Ho detto, dai, ci andiamo, guido io. E niente, quindi partiamo. Sono le undici e mezza di notte, venerdì sera. Ho detto, dai, passa che partiamo. Vado a casa, tiro su due vestiti, 11:30 partiamo. Poi, siccome lui aveva questo vizio maledetto di viaggiare sempre al limite con la benzina,
Cioè lui sempre, una volta abbiamo rischiato di rimanere a piedi prima di Bucarest, ho fatto un segno della croce, avevano ancora, avevano fatto appena fatto l'autostrada, mi ricordo, fra Costanza e Bucarest. Eravamo quasi proprio al limite, che poi c'era anche il mio amico Adrian, che purtroppo poi è morto. Siamo arrivati proprio lì in tempo, proprio fuori per far benzina. E mi ricordo che partimmo da Bucarest, poi 16 ore aveva guidato per tornare, ascoltando solo Manelli, c'avevo una testa così per rimanere sveglio. Vabbè, lui aveva guidato solo lui, da Bucarest a casa in 16 ore di fila, vabbè. Vabbè, comunque, pigliamo, partiamo, lui guidava tutto flemmatico. Lui aveva tirato giù questo, molto lungo, partivamo. A un certo punto partiamo, sempre tirato con la benzina, sempre tirato, faceva un freddo cane. Siamo partiti che era il mese di febbraio, mi pare, sì, febbraio, qualcosa del genere, sì, fine gennaio, febbraio. Partiamo che di notte sarà stato meno 3, meno 4. A un certo punto poi io prendiamo per andare su al Tarvisio, Brennero, su di lì, per Brennero, per andare su, passiamo partendo dall'Austria. Morale della favola, mi addormento, perché saranno state, che ne so, le 2 di notte, così, più o meno un paio d'ore, eravamo lì 2 ore, 2 ore e mezza. A un certo punto mi tocca dentro e praticamente mi dice: oh Lambre, siamo nella M. Come siamo nella M? Mi sveglio, minchia, stavo dormendo, ho detto. Poi non avevo neanche guardato che siamo partito, lui non aveva neanche fatto benzina prima, l'autostrada, il pieno. Benzina la dividevamo ovviamente. Oh, cioè, praticamente siamo fuori dall'autostrada, prima di entrare in Austria, zona Tarvisio, e praticamente in riserva spianatissima, ma proprio mi fa: oh, qui siamo proprio al limite. Ho detto: vabbè, ma Paolo, ma non potevi fare benzina al benzinaio 20-30 km prima dell'autostrada, cioè facevamo il pieno, che ne so, cioè minchia, lì veramente mi sono arrabbiato. Ho detto: ma porco cane, ho detto qua veramente, ma non per tanto per rimanere a piedi, perché fuori vi posso garantire che saranno stati meno 15, forse anche meno 16, cioè faceva un freddo, che ho detto: qui sono le 2 di notte, non eravamo neanche vestiti, poi pesantissimo, ho detto: qui se rimaniamo fermi non ci abbiamo neanche la benzina, niente, cioè siamo qui in mezzo a non c'era nulla praticamente. Ho detto: se qui rimaniamo fermi, cioè qua moriamo congelati a meno 15, meno 20, che cavolo, facevamo un freddo. E una cosa del genere l'avevamo già fatta ai tempi, a parte a Bucarest, ma anche a Timișoara, mi ricordo, che anche lì spianato mi ero addormentato, mi sveglio, gli ho detto: Piero, dove siamo? Ma siamo qui sulla dogana, sto cercando un benzinaio. Che poi ci ha fermato la polizia di frontiera, ci ha detto: dove stiamo cercando un benzinaio? Poi per fortuna che ci hanno indicato, era lì. Vabbè, siamo al Tarvisio, spianatissimi, fuori dall'autostrada, in un paesino lì. Miracolosamente abbiamo trovato un benzinaio. Cioè, speriamo che funziona. Eravamo proprio, cioè, avremmo avuto benzina ancora per 3-4 km. Beh, lui veramente, vabbè, lì ho detto: fai il pieno. Abbiamo fatto il pieno, gli ho detto: facciamo il pieno. Abbiamo fatto il pieno, per fortuna. E poi abbiamo guidato, siamo arrivati là, cos'era, sabato mattina. Sono 1000 km più o meno, alle 8 qualcosa del genere, ci fermiamo un attimo, arriviamo, facciamo un girettino così alla mattina, troviamo un hotel, città carina, piccolina. Poi siamo andati, mi ricordo, a mangiare alla sera un paio di discoteche, mi pare ce n'era una sul fiume, abbiamo mangiato qualcosina. Poi siamo finiti in un posto
dove facevano il latino americano, cioè la serata latinoamericano in un posto. Siamo andati che c'era gente che ballava, ci siamo messi lì a ballare latinoamericano, però stanchi morti veramente. Domenica mattina partiamo. Domenica mattina partiamo con vabbè, scontrino di un caffè fatto lì a Bratislava. Poi siamo andati a prendere un caffè, il famoso scontrino da portare a far vedere. Torniamo. Mamma mia, ha iniziato a nevicare. Arriviamo in Austria, a un certo punto poi lui sempre gomme lisce, mai gomme della neve, cioè allora non c'era niente, mi ricordo. A un certo punto ha iniziato a nevicare in curva, abbiamo sbandato, abbiamo fatto un 360 gradi, siamo girati su di noi praticamente, abbiamo fatto un 360, ci siamo per fortuna messi dritti. Cioè lui guidava così, così guidava Piero Grande. A un certo punto ha fatto una roba, abbiamo fatto un 360. Oh, miracolosamente non abbiamo toccato, non abbiamo sbandato contro niente. Cioè abbiamo fatto il 360 e ci siamo ritrovati di nuovo dritti. Al che gli ho detto: Piero, mi raccomando, adesso vai a 40 all'ora e piano. E difatti poi vabbè, siamo partiti piano piano piano, siamo arrivati lì, cos'era, la domenica, siamo partiti alle 7-8 di mattina, siamo arrivati alle 7-8, forse 8 di sera, vabbè. Siamo andati al bar e siamo arrivati lì, che qui è lo scontrino, se andate a prendere il caffè, andate e ritorno a Bratislava. Sì, abbiamo fatto quella volta che mi sono ritrovato a Bratislava così. E devo una zingarata, una zingarata. Bratislava, mi ricordo, città carina, piccola, non costava tanto, siamo andati, mangiavamo, abbiamo anche mangiato bene. C'erano in giro anche delle belle ragazze, devo dire. Bratislava, cos'è? Repubblica Slovacca era, Slovacchia. Città carina, piccolina comunque. Non una cosa che mi ricordo nella mente come una grandissima città, però vabbè, abbiamo fatto un giretto e abbiamo fatto. E ci siamo trovati lì, quella volta che mi ritrovai a Bratislava. Ditemi se vi piace un po' questa serie di video, di racconti, che se vi piace ve ne faccio qualche un altro, se non vi piace non ve ne faccio più.